Il sottosegretario agli interni Nicola Molteni ha siglato insieme al prefetto di Teramo, ai sindaci dei comuni costieri e alle forze dell'ordine il protocollo per la sicurezza della costa teramana. Il patto Costa Sicura, firmato nei saloni della prefettura di Teramo, prevede una serie di strategie di prevenzione a contrasto della malavita, tra le quali anche l'arrivo di 15 unità in divisa che potenzieranno l'organico di polizia, guardia di finanza e carabinieri. Questo patto cementifica il rapporto sul fronte della sicurezza urbana e il contrasto alle illegalità per avere una vivibilità migliore rispetto al quale il timbro del Ministero dell'Interno è il simbolo di una collaborazione, di una leale e sincera collaborazione sul fronte della sicurezza. Ad accogliere il sottosegretario Molteni, il prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, che ha ricordato quanto sia importante preservare il territorio teramano da infiltrazioni della criminalità organizzata in questo particolare periodo di ripresa economica. Costa e mare devono essere controllati assiduamente. Siamo attenti, abbiamo le giuste preoccupazioni per evitare che un territorio come Teramo, fino ad oggi non intaccato dalla criminalità organizzata, resti tale e che quindi in questo territorio possa continuare ad esistere libertà di impresa e libertà di lavoro. Come Guardia Costiera sapere di avere l'appoggio da parte dei comuni costieri in una gestione di una costa sicura è senz'altro importante. Dopo la firma del protocollo di sicurezza per la costa teramana, Molteni ha raggiunto Giulianova, dove ha visitato la polizia stradale per poi raggiungere il commissariato di Atri. Sicuramente l'attenzione è massima e devo ringraziare anche il prefetto perché i protocolli che stiamo firmando, tra cui quello che firmiamo stamattina, sono assolutamente innovativi, non ce li ha nessuno penso in centro Italia e sono volti alla sicurezza delle persone, quindi comprendete bene che per una località di mare come quella di Giulianova, ma parlo per i 7 comuni della costa teramana che fanno l'80% delle presenze turistiche dell'intera regione Abruzzo, avere un protocollo come questo significa essere una vera e propria eccellenza.